Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo rivolto gli auguri di buon lavoro al presidente Giuseppe Conte. Un presidente che come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre considerato super partes e che abbiamo fortemente voluto per l'eccellente lavoro svolto negli ultimi 14 mesi. Incontriamo ogni giorno tanti cittadini che ci chiedono di risolvere i propri problemi. In tanti aspettano risposte sul lavoro, sulle tasse, sugli ospedali, sulla scuola, sulla disabilità, sulle infrastrutture. Tanti chiedono risposte al Movimento 5 Stelle, lo fanno da sempre, sin da quando non eravamo in Parlamento. Un anno e mezzo fa abbiamo vinto le elezioni politiche, ma abbiamo ottenuto solo il 33% dei voti, non il 51% per essere autonomi, ma il 33%. 11 milioni di italiani ci hanno chiesto di realizzare un programma con punti che aspettano da decenni. Abbiamo fatto una scelta coraggiosa e abbiamo deciso di non relegare all'opposizione quel programma. Abbiamo deciso di portarlo al governo, unendoci inevitabilmente ad altre forze politiche, anche a rischio di sacrificare parte del consenso per provare a realizzare quello che avevano votato 11 milioni di italiani. Siamo stati al governo per 14 mesi, poi qualcuno ha deciso di far cadere tutto, sprecando un'occasione storica. Oggi il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte potrebbe dar vita ad un altro governo, potrebbe dar vita ad un Conte bis. Uso il condizionale perché in qualità di capo politico del Movimento 5 Stelle sono stato e siamo stati molto chiari. O siamo d'accordo a realizzare i punti del nostro programma o non si va avanti. Non è questo l'approccio del Movimento, non sono i nostri valori guardare ad un governo solo per vivacchiare. Abbiamo riassunto i nostri principali obiettivi in un documento che abbiamo consegnato al Presidente del Consiglio. Alcuni di questi li consideriamo imprescindibili, o entrano nel programma di governo o non si parte. Tra le prime cose per noi fondamentali espresse al Presidente c'è la nostra contrarietà a qualsiasi forma di patrimoniale. Non se n'è mai parlato, ma è meglio essere chiari. Le tasse, soprattutto alle nostre imprese, vanno abbassate. Chi assume un dipendente non può pagare uno stipendio a lui e altri due stipendi in tasse. Il carico fiscale è alto e disordinato a causa della burocrazia e questo dovrà essere un governo pro impresa. Serve un serio taglio delle tasse, del costo del lavoro, affinché possa aumentare il netto in busta paga di donne, uomini, famiglie soffocati dall'altissima pressione fiscale. L'aumento dell'IVA va bloccato e in legge di bilancio vanno approvati gli aiuti alle famiglie per il sostegno a nuove nascite. Un'altra nostra priorità è il taglio del numero dei parlamentari. Chi ha fatto cadere il governo credeva di poter evitare il taglio di 345 parlamentari della Repubblica. Mancano 2 ore di lavoro in Parlamento e diventa legge. Va approvato nel primo calendario della Camera alla ripresa dei lavori. L'ambiente. L'ambiente non è uno slogan o un like ai post di Greta Thunberg. Se si vuole parlare di ambiente, allora diciamoci chiaramente che chiudiamo le centrali a carbone entro il 2025, che non si costruiscono nuovi inceneritori, che si iniziano a dismettere quelli esistenti e che si iniziano a bloccare le trivellazioni petrolifere, soprattutto nel nostro splendido mare, dove tra l'altro sono sospese grazie al Movimento 5 Stelle per i prossimi 12 mesi. Per rifiuti noi intendiamo riduzione dei rifiuti all'origine e serve una legge contro l'obsolescenza programmata. Dobbiamo rendere giustizia alle 43 vittime e alle loro famiglie della tragedia del Ponte Morandi. Avevamo pronto il decreto per iniziare la revoca delle concessioni autostradali e va fatto il prima possibile.
L'Italia aspetta da anni una vera legge sul conflitto di interessi e si è rimandata per troppo tempo questa legge. Un nuovo governo ha senso se si approva una seria legge sul conflitto di interessi. Il dimezzamento dei tempi della giustizia, su cui abbiamo pronta una riforma, può portare fino a 4 anni massimo i tempi per una sentenza. Noi siamo pronti ad approvare questa riforma. Questi sono solo alcuni dei provvedimenti che abbiamo consegnato pochi minuti fa al Presidente Conte, convinti che saprà trarne la migliore sintesi possibile con lo scopo di realizzare quel cambiamento in cui continuiamo a credere fortemente insieme a milioni di italiani. Noi crediamo che per costruire le basi di un governo solido serva gettare fondamenta come queste, altrimenti non sarà mai né un governo solido né un governo duraturo. Abbiamo detto chiaramente al Presidente che bisogna continuare a perseguire le legittime ambizioni e richieste di autonomia differenziata avanzate dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia-Romagna, avviando allo stesso tempo il processo per riconoscere livelli essenziali di prestazione a tutte le regioni e nuovi criteri di riparto della spesa, oltre al piano di investimenti per il Sud attraverso la creazione di una banca pubblica per gli investimenti. Crediamo inoltre che il problema dell'immigrazione sia un problema serio, reale, concreto e che debba essere affrontato con grandi competenze e capacità, nel rispetto delle diverse sensibilità manifestate dall'opinione pubblica e puntando con determinazione verso una revisione totale del regolamento di Dublino e un'abrogazione del folle principio europeo di chi prima accoglie e poi gestisce. Il Movimento 5 Stelle è stato determinante nell'elezione della nuova Presidente della Commissione europea. Faremo valere i nostri voti per ottenere questo obiettivo. Subito dopo la nascita della nuova Commissione, chiederemo che si riconosca all'Italia una procedura d'emergenza per la redistribuzione dei migranti negli altri Paesi europei. Questo deve essere l'obiettivo dell'Italia sul tema dell'immigrazione. Siamo stati lasciati soli in questi anni e abbiamo fatto da soli. Ora occorre che sia l'Europa ad occuparsene. È per queste ragioni che riteniamo non abbia alcun senso parlare di modifiche ai decreti sicurezza. Vanno assolutamente tenute in considerazione le autorevoli osservazioni del Capo dello Stato a quei decreti, ma senza volerne rivedere la ratio né tantomeno le linee di principio. Ho detto 2 giorni fa che non rinneghiamo questi 14 mesi di governo. Al contrario, siamo orgogliosi di aver varato decreti come il decreto dignità. In pochi mesi questo decreto ha prodotto effetti straordinari sul mercato del lavoro, facendo registrare un aumento dei contratti stabili a tempo indeterminato del 151%. Parliamo di oltre 320.000 contratti che prima erano precari e ora sono stati convertiti in contratto di lavoro stabili, come ha certificato l'INPS, e anche su questo dico è solo un punto di partenza, perché sulla lotta al precariato dobbiamo fare ancora molto. Al Presidente Conte abbiamo anche espresso il nostro sconcerto per questo surreale dibattito sugli incarichi. Era prevedibile che su tutti i media nazionali iniziasse a diffondersi il cosiddetto Toto Ministri, con nomi improbabili e di fantasia. Ma non troviamo sano che questo dibattito contagi anche le forze politiche, soprattutto quelle più rappresentative, le quali dovrebbero invece preoccuparsi di stilare un programma serio e omogeneo per i nostri concittadini. Non smetteremo mai di ripeterci che consideriamo la politica un servizio, e a chi sta trascinando da giorni il Movimento 5 Stelle in questo surreale dibattito da manuale Cencelli su incarichi e ruoli, dico che i fatti parlano per noi. Come capo politico ho rinunciato 2 volte alla possibilità di fare il Premier. Sono 10 anni che tutti gli eletti 5 Stelle si tagliano gli stipendi, anche i ministri. E mancano pochi giorni e taglieremo 345 poltrone da parlamentare con l'ultimo voto alla riforma costituzionale alla Camera dei Deputati. Gli attacchi di questi giorni al Movimento e al sottoscritto testimoniano un dato ormai assodato. Passano i governi e le maggioranze, ma nel mirino restiamo sempre noi.
diciamo bene, è un buon segno, vuol dire che continuiamo ad essere dalla parte giusta. Questo non è il momento delle polemiche e degli attacchi, questo è il momento del coraggio e ne servirà tanto per cambiare questo Paese. I nostri punti di programma sono chiari. Se entreranno nel programma di governo, allora si potrà partire. Altrimenti sarà meglio tornare al voto e aggiungo il prima possibile. Grazie. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network bbcentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.